spettatori e naturalmente gli ascoltatori sia di Net Napoli che di Radio Amore Napoli, e riparte la Petulanza, il nostro appuntamento quotidiano che da lunedì al venerdì vi tiene compagnia sulla web TV che mancava, che finalmente è a vostra disposizione. E avete già letto la nostra dicitura della diretta che sta andando sia alla nostra pagina di Facebook sia sul nostro portale netnapoli.tv, perché abbiamo uno speciale quest'oggi, uno speciale targato Elastic Art. Datoci che questo corto ha avuto una risonanza molto molto grande, noi abbiamo pensato, in concomitanza con le idee della nostra redazione, di portare ai nostri microfoni sia l'attore protagonista Nunzio Bellino. Buon pomeriggio Nunzio. Buon pomeriggio. Benvenuto, benvenuto qui ai microfoni di Net Napoli, e naturalmente il regista e sceneggiatore anche di quest'opera, ma non solo di quest'opera, Giuseppe Cossentino. Buon pomeriggio Giuseppe. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'ospitalità. Ci mancherebbe altro, noi quando riusciamo a scovare cose che fanno bene alla città di Napoli automaticamente ce le dobbiamo accaparrare, perché se no non ha senso fare il nostro mestiere. Allora, dato sì che vogliamo parlare di Elastic Art, e già abbiamo capito, ma spogliati di questa timidezza iniziale, caro Nunzio, perché siamo tra amici da questa parte, anche gli spettatori della nostra web TV lo sanno, volevo iniziare a parlare col regista. Allora, io che ho avuto la fortuna rispetto ad altri di poter avere il comunicato stampa e di leggerlo, già ho capito tantissime cose anche a livello emozionale della tua opera, sì. Però vorrei che tu le esplicassi a tutti i nostri spettatori. Beh, Elastic Art è un corto abbastanza particolare, perché nasce 2 anni fa l'idea, okay. Almeno come concepimento, l'idea embrionale di questo lavoro, proprio con l'incontro con Nunzio, okay. Che Nunzio aveva proprio il desiderio di realizzare un film sulla sua vita, okay, sulla perfetto. Sua esistenza, okay. E sulla sua rara patologia, la sindrome di Ehlers-Danlos. ci teniamo a specificare questa cosa. Danlos, perché viene dal francese. Dal francese, proprio dei 2 scienziati che l'hanno scoperta, perché questa sindrome è rara, non ha proprio un nome, okay. Ed è rimasta con questi 2 nomi dagli scienziati che l'hanno un'unificazione. Scovata, un'unificazione, okay. Bravissimo. Perfetto, quindi tu hai voluto in qualche modo aiutare, naturalmente, Nunzio nel poter portare sullo schermo la sua storia. Sì, esatto. È proprio così, una storia fatta non solo di patologia, perché se ci basavamo solo su questa patologia era un corso medico diventiamo IAR medici in prima linea, esatto, in magari nel short version, ovvero un po' più piccolini. Io ho puntato più sull'emozione, sui sentimenti, proprio, infatti per questo si intitola Elastic Art, cuore elastico, esatto, proprio i sentimenti che provengono dietro questa elasticità della pelle, che certo. che può far ridere, può scandalizzare per certi versi, certo. Però ovviamente dietro questa elasticità si nasconde tutto un universo di Nunzio, dei sentimenti veri, delle sofferenze che si vanno a intrecciare con tematiche importanti come bullismo, discriminazione ed emarginazione sociale. Quindi Elastic Art diventa un documento sociale. Esattamente, hai perfettamente ragione, io ti faccio un plauso, perché riuscire a portare sullo schermo e in scena soprattutto qualcosa che aiuta naturalmente il nostro Nunzio, che è riuscito a esternare anche quelli che erano i suoi pensieri recitando in questa cosa, e naturalmente tu a toccare la sensibilità delle persone che l'hanno visto, perché come hai detto una patologia del genere ha tantissime sfaccettature, soprattutto sì. Da chi per la prima volta la vede sì. Può naturalmente indurre alla tenerezza, può tranquillamente indurre allo stupore iniziale, però vi posso assicurare una cosa, io ho conosciuto Nunzio da 27 secondi praticamente ed è un ragazzo tenerissimo e dolcissimo. Ho toccato anche la sua faccia, è come toccare praticamente la pelle di un bambino appena nato, quindi magari un plus in più per te, voglio dire, sai, probabilmente le persone sono gelose di questa cosa tua, che la pelle è legata, sai, tantissimi di loro usano creme, cosmetici eccetera, mentre tu ce l'hai automatici. Naturalmente passano anche i nostri colleghi dall'altra parte, Ciro Tumorillo, che dovete seguire alle ore 18, che viene a salutare, è un carissimo amico, quindi voglio dire, Ciro ci dà pure essere il numero uno, ma lo dico anch'io e lo grido a gran voce. E che voce, meno male. Allora, adesso vorrei concentrarmi per un attimo su te. Dovete sapere che il nostro Nunzio è un po' più timido, ma non vi preoccupate, naturalmente non preoccuparti tu. È come se stessi parlando con me al bar. Allora, di sicuro questa è un'esperienza che ti ha toccato nel profondo. Un'esperienza che ti ha magari aiutato anche a valicare le paure iniziali che tu potevi avere. Che a me mi ha aiutato anche a esprimermi. Esatto. Molto, perché avevo
tanto da dire dentro. Ok, ok. Quindi ho riuscito a esprimermi le mie emozioni. Bellissima. Anche la perdita di mia madre, che a me certo. comunque mi è rimasta proprio. La mamma è sempre la mamma. A 10 anni. Immagino che questa cosa abbia anche comportato una tua grande crescita a livello umano. Cioè, nel sì. senso, tu da quella cosa sei riuscito a crescere, sei riuscito ad affrontare i tuoi problemi, sì, lo hai sì, fatto anche alla grande. Il bullismo, perché comunque la gente rideva sì, 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 senza sì, sapere sì. il motivo di cosa avessi. Guarda, io ti dico, a mio avviso, i bulli, nonostante il mio aspetto possa richiamare quello di un bullo, ti posso assicurare che io gli darei tanti di quei pugni in faccia da farmi sanguinare le nocche. Specialmente sul cyberbullismo, perché sì. anche su Facebook fai schifo, ma che cosa. Immagino, immagino. Cioè, sentire queste cose a me, ho detto, ti mo basta. No, 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 guarda. Ho detto, adesso mi prendo la mia vita e faccio vedere quello che sono. Io e mostrarmi che io comunque amo lo stesso modo come amano gli altri. Assolutamente, ma questo è alla base. Per questo io, prima di parlare con te, naturalmente, prima di iniziare la nostra intervista, ho voluto specificare la cosa, ovvero che il nostro Nunzio è una persona fantastica e, lo ripeto, ci conosciamo adesso da 28 secondi, non più da 27. Quindi bisogna stare tranquilli su questa cosa. E la cosa ancora di più che mi piace di Elastic Art è che è riuscito a, in qualche modo, combattere anche la questione del bullismo. Io l'ho sì. detto, datoci che è una mia lotta personale che faccio nei riguardi di queste persone che evidentemente sono le prime ad avere problemi, a mio modestissimo avviso. Naturalmente io non faccio lo psicologo, però a mio modestissimo avviso sono persone che reputavo amiche, cioè è quella la cosa, ancora di più aggrava la situazione, sapendo che addirittura aveva questa patologia. Esattamente, esattamente. C'è l'aggravante anche nella questione che si parla sempre, soprattutto in quel di Napoli, di un rapporto di amicizia, perché noi napoletani in tutta la penisola italiana siamo identificati come quelli che donano amore incondizionatamente. Sì. Giustamente, quando ci vediamo in difficoltà e soprattutto quando questo amore ci viene ritratto contro, allora a questo punto dobbiamo agire, anche magari facendo come avete fatto voi, ovvero sì, portando sì. in scena la tua storia. Però una domanda ve la voglio fare, di sicuro nel corso della registrazione, nel corso del lavoro che avete fatto sulla Stick Art, qualche aneddoto simpatico sarà avvenuto dietro le cose, raccontatecene uno, giusto perché dovete sapere che i nostri spettatori sono avanti del gossip, quindi anche noi vogliamo sapere questa cosa, io più di loro, quindi immagino. Beh, un aneddoto simpatico è che noi non ci aspettavamo proprio questo impatto mediatico, okay. addirittura proprio dai bambini che restano incantati da Nunzio con lo stupore di questa elasticità della pelle credo che proprio lo sguardo dei bambini la dice lunga, perché comunque percepiscono immediatamente quello che è Nunzio, proprio la tenerezza, certo. Proprio il cuore elastico di Nunzio, per far riferimento proprio a questa cosa. Corto, quindi... più bella che mi ha contattato una ragazza a dirmi: guarda, hai fatto una cosa bella, continua così, non ti arrendere mai. Non ti arrendere mai, assolutamente. Non ti arrendere mai, ed è questo il messaggio proprio del corto. Vogliamo dare questo messaggio: andare contro tutti, andare contro tutto e soprattutto di chi soffre di queste rare patologie o comunque di malattie in certo. generale. Certo, certo. Di non mollare, di andare avanti comunque con il sorriso e comunque combattere ed affrontare comunque la vita. Meraviglioso, meraviglioso. Questo è il messaggio di Elastic. Il messaggio più importante e più bello che voi potevate dare sì. al pubblico che vi ha visto. Allora, dato sicché io non voglio chiudere con un blocco unico la nostra intervista, sì. in questo istante noi ci vediamo e facciamo vedere soprattutto ai nostri spettatori il trailer sì. di Elastic Art, poi ritorniamo in diretta. Perfetto. Perché a questo punto devo chiedere l'annunzio, dato che c'è questo spavento che hanno gli altri, facciamolo vedere a tutti quanti questa cosa, che non c'è niente di cui spaventarsi, e ve lo assicuro io che sono un fifone. Vai Simons! We'll be right back.
Le chiacchiere, quelle belle, quelle che si fanno anche nel fuori onda, ve lo posso assicurare. Avete visto il trailer di Elastic Heart? Pluripremiato, a questo punto lo dobbiamo dire, con la certificazione massima, che è realmente... Guarda, non voglio essere sacrale nel dire un capolavoro del corto, perché alle volte se ci spingiamo un po' troppo oltre qualcuno si potrebbe irrigidire, però a mio avviso un grandissimo fatto, se mi permettete questo appellativo. Grazie. Allora, prima che ritorniamo a parlare con Nunzio e naturalmente anche con Giuseppe Costantino, che è lo sceneggiatore e il regista di Elastic Heart e non solo, nel fuori onda parlavamo proprio che ci sono dei nuovi progetti in quali già state lavorando. Sì, abbiamo finito di girare qualche mese fa proprio La caffettiera napoletana e Un giorno a Napoli, perché io sono un autore, io più che regista mi considero una figura proprio autoriale, okay. Perché legato alla sua terra, perché per me Napoli è nel cuore, quindi in tutti i miei lavori ci deve essere Napoli, okay. Quindi adesso ho puntato tutta su sta cosa di portare Napoli nel mondo attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, quindi Un giorno a Napoli la dice lunga. Nunzio sarà il protagonista insieme a Martina Vitabile di questo cortometraggio che porteranno, è una sorta di documentario proprio di una ragazza che viene dal nord, okay. e Nunzio farà da cicerone per mostrare le bellezze di Napoli. No, immagino questa cosa. Invece La caffettiera in pratica racconta della vecchia cucumella, di come, okay, si faceva, grandissimo. Di come si faceva, tratto da un mio monologo che è stato addirittura pure sulle vostre frequenze tempo fa, okay. Così, che ha avuto abbastanza successo, è diventato recital, cioè è andata addirittura su Sky. Della questione io faccio lo sceneggiatore, il regista, però faccio anche un po' l'autore, ma giusto così, per passione. Deve essere così. E quindi praticamente diventa un cortometraggio per portare le nostre tradizioni del caffè nel mondo, quindi è abbastanza particolare come corto. Bello. Chi porta avanti la sana napoletanità deve essere premiato. In questo caso voi lo state facendo. E in questi giorni proprio stanno le registrazioni, si stanno di una mia serie storica, okay. Che è Passioni senza fine, con un nuovo cast, il primo radiodramma sul web, un nuovo cast con la storica voce Maria Rosaria Virgilli, nota attrice partenopea, con praticamente c'è proprio un nuovo cast, ci tengo a sì, precisare. Sì. Allora, ragazzi, per questa cosa, nuova opera del nostro Mister Costantino c'è un nuovo cast, nel senso lui ha rivisitato un po' tutto. Sì, abbiamo fatto rifacimento proprio con altri attori come James Lamotta, okay. Attore e regista internazionale, poi ci sarà Nunzio in un particolare ruolo di un bambino che ne passerà un po' di tutti i colori. Nunzio, sei proprio segnato dal destino, però guarda, tantissime persone e tantissimi attori hanno avuto successo con le vicissitudini umane, quindi poi, io ti auguro la stessa poi cosa. Ci sarà l'attore Fabio Sacco, Giola Salvadori nel ruolo di una nuova Dark Lady che tramerà, sì, e quindi si parlerà ancora di tematiche sociali, importante. E soprattutto di una lunga storia d'amore un po' travagliata come tutte le storie che si rispettino. Hai fatto dello spoiler, però del sano spoiler, sì. Mi hai messo un po' di pepe all'interno dell'intervista, quindi sì. Naturalmente sempre attenti ai lavori che vengono composti dal nostro Giuseppe. Bene, io devo chiederti questa cosa, allora, non perché voglio metterti in difficoltà, bensì per far capire a tutti gli spettatori che una patologia non necessariamente deve essere vista con gli occhi della malattia, sì. Quindi con gli occhi del terrore, bensì è un qualcosa che c'è, ma in determinati casi come questo può anche aiutare. Prego, sei praticamente tutto qua. Come potete vedere, c'è un'elasticità della pelle assurda, questa cosa. Praticamente potresti essere tranquillamente un ladro, ma ladro nel senso buono, oppure un supereroe ancora di più, come i bambini ti identificano. Sì. Quindi questa cosa va specificare. Questa cosa è per far aiutare gli altri a far conoscere la sindrome e per aiutare anche le persone che non hanno la forza. La forza e il coraggio, anche perché tu sei un ragazzo che sfortunatamente ha vissuto varie cose che l'hanno portato ad essere... Vari step della vita che mi hanno fatto crescere. Ti hanno fatto crescere e ti hanno anche portato ad essere una persona forte. Cioè, ancora più... Esatto. Tu sei una persona forte al giorno d'oggi. Proprio per questo noi di Net Napoli abbiamo tenuto e siamo entrati proprio in campo, in prima linea, per far venire
con noi sia Nunzio Bellino, attore protagonista del cortometraggio di Giuseppe Cosentino Elastic Art, e non solo, anche di altri progetti, perché le patologie, come ha detto il nostro Nunzio, devono essere affrontate con la giusta forza, perché Nunzio è un ragazzo che, nonostante le vicissitudini della sua vita, al giorno d'oggi si può definire forte, anche perché è riuscito a combatterle, uno con il sorriso, perché sei un ragazzo sorridente, al giorno d'oggi hai un sorriso contagioso, e ti faccio i complimenti per questa cosa, perché non è sempre facile avere una cosa del genere. Dopo io mi nascondo dentro le cose che tengo e sorrido sempre, anche se le cose mi vanno male. Grandissimo, grandissimo. Probabilmente è il miglior modo per combattere le cose brutte, il sorriso. E tu sei riuscito a capire questa cosa. Benissimo, ragazzi, io purtroppo vi devo salutare. Però prima di fare questo, vogliamo dare due contatti per seguirvi e quant'altro? Perfetto, c'è sia la pagina di Elastic Art, Elastic Art Film, poi c'è un contatto ufficiale di Nunzio Bellino e di Giuseppe Cosentino, con una pagina ufficiale Giuseppe Cosentino, autore, personaggio pubblico, entrambi. Perfettissimo. Ringraziamo naturalmente Nunzio Bellino, attore protagonista del cortometraggio Elastic Art, e non solo di questo corto, naturalmente anche di altri progetti targati Giuseppe Cosentino. Ringraziamo anche con altri registi, eh. Sì, sì, no, no. Ma in questo caso è perché qua, tu lo sai, alle volte ci dobbiamo ringraziare i registi, e io mi ringrazio addirittura il nostro, che sono genovese, quindi immagino. Altri registi pure che mi... Perfetto. No, no, ma questo sicuramente. Naturalmente seguite la vita attoriale del nostro Nunzio in toto, seguite i progetti che vedranno l'autore, e ci tengo a sottolineare questa cosa, che sceneggiatore, regista e anche autore in secondo piano, no, autore in primis, perché magari è la cosa che più triapre a questo mondo, sì. Dopodiché sceneggiatore e regista Giuseppe Cosentino, che quest'oggi entrambi sono venuti a trovarci negli studi di Net Napoli. Ragazzi, grazie tantissimo per essere stati grazie con noi, siete stati gentilissimi, grazie a voi per l'ospitalità. Restate ancora un attimo con noi, perché il nostro Simone lancia una musica, poi si ritorna con il pomeriggio di Net Napoli. Vai, Simone.